Una storia come la mia non andrebbe mai raccontata, perché il mio mondo è tanto proibito quanto fragile. Senza i suoi misteri non può sopravvivere. Di certo non ero nata per una vita da geisha. Come molte cose nella mia strana vita, ci fui trasportata dalla corrente. La prima volta che seppi che mia madre stava male fu quando mio padre ributtò in mare i pesci. Quella sera soffrimmo la fame. Per capire il vuoto, lui ci disse. Mia madre diceva sempre che mia sorella Satsu era come il legno, radicata al terreno come un albero sacro. Ma a me diceva che ero come l'acqua. L'acqua si scava la strada attraverso la pietra. E quando intrappolata, l'acqua si crea un nuovo varco. Il cuore muore di morte lenta, perdendo ogni speranza come foglie, finché un giorno non ce ne sono più. Nessuna speranza, non rimane nulla. Se un albero non ha né foglie né rami, si può ancora chiamarlo albero. Lei si dipinge il viso per nascondere il viso. I suoi occhi sono acqua profonda. Non è per una geisha desiderare. Non è per una geisha provare sentimenti. La geisha è un artista del mondo che fluttua, danza, canta, vi intrattiene, tutto quello che volete. Il resto è ombra. Il resto è segreto. Non si può dire al sole più sole o alla pioggia meno pioggia. Per un uomo la geisha può essere solo una moglie a metà. Siamo le mogli del crepuscolo. Eppure apprendere la gentilezza dopo tanta poca gentilezza, capire come una bambina, con più coraggio di quanto creda, trovi le sue preghiere esaudite, non può chiamarsi felicità. Dopotutto, queste non sono le memorie di un'imperatrice, né di una regina. Sono memorie di un altro tipo.